Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video su Metal Dog Channel. Da poco ho preso il DVD che d'altronde è uscito di recente di Nosferatu a Venezia. Questo qui, la nuova edizione della Dinit. Esisteva già una edizione della Cinecult che io non ho mai avuto, non so dire le differenze di master. Qui non ci sono extra, però devo dire che effettivamente il master è abbastanza buono. Ovviamente è un DVD, in Italia non è uscito in Blu-ray e quindi insomma bisogna accontentarsi di questo, però devo dire che la qualità è comunque abbastanza soddisfacente. Comunque parliamo di un film molto particolare con una fotografia molto particolare. Dunque, Nosferatu a Venezia inizialmente viene ideato come proprio sequel originario del Nosferatu di Herzog, che a sua volta era il remake del Nosferatu di Marno Muto. Le riprese di questo film sono state molto burrascose perché ci sono avuti vari problemi sia per quanto riguarda il budget sia per quanto riguarda la regia. Infatti sono stati chiamati vari registi e di mano in mano veniva riscritta la sceneggiatura perché ogni regista aveva una sua idea complessiva di come doveva essere realizzato il film. Alla fine, tra chi sforava il budget, chi riteneva il regista poco adatto, chi ancora ha avuto dei grandissimi litigi con Klaus Kinski sul set, perché comunque in ogni caso bisogna ricordare che Klaus Kinski non è mai stata una persona molto tranquilla sul set, quindi era davvero molto molto difficile lavorare con lui. Alla fine ha preso le redini Augusto Caminito alla regia, che in verità lui figurava come produttore. In quel periodo d'altronde aveva iniziato a produrre varie pellicole horror, tra cui anche film di Lucio Fulci, e quindi diresse il film anche grazie all'aiuto di Luigi Cozzi, storico collaboratore di Dario Argento, anche se non viene accreditato ufficialmente nella pellicola. Dunque, Nosferatu a Venezia, alla fine, non può essere considerato un vero e proprio sequel del Nosferatu di Herzog. La prima differenza è che qui non viene mai chiamato né Orlok come il Nosferatu originale e nemmeno Dracula come il Nosferatu di Herzog, ma semplicemente Nosferatu. E questo più che altro è tra virgolette, una colpa che bisogna dare a Konskinski perché non aveva alcuna intenzione di radersi di nuovo la testa a zero come fece circa 10 anni prima, durante le riprese del Nosferatu di Herzog, quindi aveva questi bei capelli in testa, quindi questo è uno dei motivi per cui viene chiamato Nosferatu. Poi, in ogni caso, bisogna considerare che stiamo anche parlando di un periodo in cui questo genere di film stava anche iniziando a portare meno pubblico in sala. Questo è stato proprio uno degli ultimi film e per quanto mi riguarda non è un film particolarmente brillante, però è comunque un film che merita una visione, perché ha alcuni elementi molto molto affascinanti. Allora, la trama non è che sia tutto questo granché. A Venezia c'è questa leggenda dove 2 secoli prima si diceva che Nosferatu era stato lì e improvvisamente era scomparso con una sua concubina che faceva parte di questo palazzo. In questo palazzo vive questa
Henrietta, una delle grandi ricche di Venezia, e quindi per sfiatare un po' questo mito, chiama questo esperto di vampirismo per indagare, anche perché all'interno del loro palazzo c'è questa cripta dove all'interno lei pensa che ci sia appunto il cadavere di Nosferatu. E poi nello stesso tempo si ha questa seduta spiritica dove appunto Nosferatu viene riportato in vita e lui si sente chiamato proprio fino a Venezia, quindi arriva a Venezia e in realtà quello che cerca a Venezia non è nient'altro che il modo per morire per sempre, perché Nosferatu è un essere immortale, infatti come si può vedere nel film non riescono ad ucciderlo in nessun motivo, e quindi va in cerca di una vergine perché è l'unico modo per morire, morendo d'amore. E questo è un lato molto molto romantico del film, che ricorda un po' anche il Dracula di Bram Stoker, che poi è stato girato giusto un po' di anni dopo. E in ogni caso, in questo film di interessante c'è sicuramente la fotografia, una bellissima Venezia, d'altronde i costumi molto antichi, molto gotici, anche tutti i palazzi sono gotici, sia per quanto riguarda l'esterno, sia per quanto riguarda l'interno. C'è questa Venezia a volte piena di nebbia, con dei bellissimi piani sequenza dove si vede appunto Count Skizki che Seneca cammina tranquillo per Venezia. È un film anche abbastanza lento, un po' anche come era il Nosferatu di Herzog. E Count Skizki, devo dire che ci sono a tratti che sembra che stia facendo un ottimo lavoro, e a tratti sembra un po' quasi svogliato. In verità Kiski accettò di dirigere questo film perché gli fu promesso che in primis lo avesse diretto, cosa che poi effettivamente non è stata così, e questo fu uno dei motivi per cui ebbe vari screzi con il regista precedente, anche se poi nella sua biografia lui ha affermato che alcune scene le ha girate lui stesse, e poi anche perché voleva girare il suo Paganini, come poi è successo che l'ha girato l'anno successivo, e quindi in sostanza, facendo questo film, poteva fare anche il film successivo, che lui voleva girare quel film già da una decina d'anni. In ogni caso, l'interpretazione di Kiski è un'interpretazione abbastanza convincente, d'altronde anche senza trucco esagerato riesce ad essere davvero molto convincente. La fotografia, abbiamo già detto che è davvero fatta bene, un film davvero molto dark, un film davvero molto gotico. Sembra uno di quei film, appartengono un po' a quella categoria di film in un certo senso da mezzanotte, nel senso che non parliamo di grandissimi film, però parliamo di quei film che hanno un fascino molto molto bello. E se c'è i difetti di questo film sono sicuramente la sceneggiatura. Il montaggio a tratti non mi ha convinto, ma d'altronde con tutta la burrascosa vicenda delle riprese, anche la post-produzione non è stata facile, anche perché, a quanto sappia, quando il film è stato terminato, effettivamente mancavano proprio alcune scene da girare, quindi hanno dovuto un po' montare il film come meglio riuscivano a fare, e gli effetti speciali li ho trovati veramente pessimi. Questa è sicuramente la nota più negativa del film, ma in ogni caso il film è un film molto affascinante, un film che può piacere a chi piace il film gotico, il film dark, ai fan di Klaus Kinski, perché la sua parte è molto molto interessante. C'è anche una bellissima Barbara De Rossi agli inizi della carriera,
E c'è anche un po' quel piccolo tocco di erotismo che in una pellicola di genere non guasta. Quindi se mettiamo vampiro, sangue, lo stile gotico e dark, viene fuori comunque un prodotto abbastanza interessante. Quindi che dire, ragazzi, per chi piace questo genere, io lo consiglio sicuramente. È un film abbastanza lento, come un po' tutti gli altri film di questo genere, ma in ogni caso io penso che la visione, questo film, la merita. Detto questo, grazie per aver guardato il video. Se vi è piaciuto, condividetelo, lasciate un like, attivate la campanella per le vostre notifiche. Noi ci vediamo tutti al prossimo video. Ciao ciao!